Oggi c'è stata la conferenza stampa dell'intergruppo Bagheria 2.0, c'è stata un'interrogazione parlamentare che ha sollevato una questione delicata, soprattutto per quanto riguarda i grandi comuni, circa la composizione della tariffa. Ora, anche a Bagheria ci sono delle incongruenze. Per quanto concerne l'applicazione della Tari, il problema c'è sempre stato e io da 3 anni mi batto e scrivo anche articoli sul presupposto della tassazione iniqua che subiamo noi cittadini. La Tari nasce nel 2014 sotto forma di IUC, che è un'imposta unica voluta dal legislatore con la finanziaria del 2014, che tiene conto di determinate variabili che il comune di Bagheria nel proprio regolamento da un lato descrive, ma bisogna adottarla attraverso un piano economico-finanziario. Quali sono queste variabili? Si parla di costi fissi e costi variabili. I costi fissi sono quelli che tengono conto del costo di gestione vero e proprio del servizio rifiuti. I costi variabili vengono parametrati al numero dei componenti, in questo caso familiari. Bagheria adotta semplicemente il sistema della quota a costi fissi, calcolando soprattutto sulla superficie immobiliare, quindi in metri quadri. L'ultima bollettazione tiene conto, costo fisso 2,93 euro a metro quadro, lo moltiplichi per il numero dei metri quadri, lo possono fare tutti i cittadini in funzione di quello che hanno dichiarato e ottengono quello che debbono pagare. Non tiene conto della quota variabile, bisogna sapere se vivo da solo avrò direttamente un costo, una percentuale, se siamo in 6 che vivono in 100 metri quadri produciamo più rifiuti e quindi ci sarà un ulteriore costo. La legge stessa lo prevede, addirittura parla di 6 categorie in funzione sempre del numero dei familiari, del numero dei componenti. Inoltre un'altra incongruenza è che non bisogna pagare le pertinenze, vedi box, vedi cantine, vedi magazzini. In realtà se andiamo a guardare quello che loro chiamano piano economico finanziario, alla prima categoria c'è appartamenti e garage, questo devono essere estrapolati, quindi non si tiene conto di questa ulteriore decurtazione, ma in realtà veniamo semplicemente tassati solo sulla superficie. Secondo voi ci sono i presupposti, avvalendosi ovviamente dei professionisti del campo, per avanzare richieste di rimborso da parte dei cittadini di Bagheria? Allora, questa è una delle cause che effettivamente è stata scatenata in questi giorni attraverso testate giornalistiche, che tengono conto anche che una delle misure che può avere a disposizione il contribuente sono date dalla richiesta di rimborso. La richiesta perché l'impugnativa al TAR, visti i dati, vista la data che effettivamente ha pubblicato il Comune di Bagheria per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe del piano economico finanziario del 2017 in data 10 agosto, sono scaduti. Quindi l'unica cosa che rimane è la richiesta di rimborso. Nel momento in cui si ottiene un diniego, di poter adire le vie legali commissione tributaria attraverso ricorsi, quindi di rivolgersi ai vari consulenti, i vari ragionieri, i vari commercialisti, i vari patronati, i vari CAF che aiutano a determinare e aiutano e danno, sono di ausilio al contribuente per poter impostare questa richiesta di ricorso, in tal caso richiesta di rimborso, in tal caso un ricorso in commissione tributaria. Ricordo che sono a disposizione i 5 anni di prescrizione, quindi siamo in tempo fino al 2019 per poter richiedere il rimborso. Insieme a un gruppo di consiglieri comunali abbiamo preso spunto dall'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Labbate del Movimento 5 Stelle al Parlamento nazionale, dove sostanzialmente palesa quello che già noi da parecchi anni denunciamo nei confronti di questa amministrazione, cioè che cosa? Che il costo del servizio rifiuti a carico dei cittadini è viziato perché non si tiene in considerazione prioritariamente la composizione del nucleo familiare. Quindi i cittadini pagano a prescindere da quanto sia la composizione del nucleo familiare e soprattutto i cittadini si fanno pagare le cosiddette pertinenze, box, magazzini, che sono di pertinenza dell'abitazione principale. A seguito di un'interrogazione dell'onorevole Labbate, il ministro delegato ha detto sostanzialmente che in realtà i comuni fanno pagare ai cittadini una tariffa difforme rispetto alla normativa. Per cui questa conferenza stampa che abbiamo fatto qui nella sede del MIS, che ringrazio, serve a palesare ciò che noi da parecchio tempo diciamo, cioè che il Comune di Bagheria deve rimborsare ai cittadini bagheresi, alle famiglie bagheresi, le somme che hanno pagato in più. Quello che noi faremo ora
e subito che cos'è? Intanto la richiesta di un consiglio comunale dove sostanzialmente si parla delle tasse dei cittadini e si rimborsano i soldi ai cittadini. Dopodiché chiederemo all'amministrazione di rimborsare subito le somme. In un momento in cui comunque le famiglie vivono dei momenti di difficoltà, l'amministrazione deve cercare di alleviare le sofferenze. Un modo è quello di ridurre il costo del servizio rifiuti. Un merito dell'amministrazione 5 è quello di aver avviato la differenziata, è stato tra i comuni del circondario tra i primi e obiettivamente i cittadini hanno risposto bene, la differenziata si fa, così come la fanno ora molti comuni del circondario, anche perché lo prevede la legge. Ma adesso chiediamo all'amministrazione qualcosa in più. I cittadini rispondono perfettamente ed effettuano la differenziata. Adesso vogliamo che il costo del servizio rifiuti diminuisca, perché se è vero che si fa una corretta differenziata, è pur vero che nei comuni dove si fa una corretta differenziata il costo diminuisce a carico dei cittadini. La cosa strana è che qui a Bagheria, nonostante i cittadini fanno una differenziata vera, il costo dei rifiuti è identico, se non addirittura in aumento. Per cui noi quello che vogliamo fortemente è la diminuzione del costo dei rifiuti, ce lo chiedono i cittadini hanno ragione, non capiamo perché l'amministrazione su questo grave problema glissa. Siamo a conoscenza del fatto che l'amministrazione non è in grado di fare i bilanci comunali e forse questo è uno dei motivi, ma noi vogliamo delle risposte, i cittadini vogliono delle risposte. Adesso faremo un banchetto informativo e chiederemo sostegno ai cittadini, oltre alle azioni politiche che condurremo in aula. Non è una battaglia contro l'amministrazione 5, ma è una battaglia a favore dei cittadini, prendendo spunto peraltro dall'onorevole Labate, che è del Movimento 5 Stelle. Siamo con Biagio D'Angelo, che è l'autore del libro sulla vita di Edoardo Vaghetto, bagherese di 78 anni, che ha deciso di intitolare significativamente Non ci resta che correre. Ecco, cosa c'è dentro questo libro? Ci sono le storie di persone normali che fanno delle cose straordinarie. Edoardo è stato per me un incontro molto significativo da questo punto di vista, perché è stata la dimostrazione che anche per iniziare a correre, come per tante altre cose nella vita, non è mai troppo tardi e si possono fare cose incredibili semplicemente credendoci e con forza di volontà e mettendoci il cuore. Certo. È un esempio sicuramente di entusiasmo e di forza di volontà, perché la corsa è questo, riesce a far innamorare le persone innanzitutto del proprio corpo magari. La corsa è questo, non è un match come in altri sport, non è uno sport in cui magari si affrontano gli avversari. Il primo avversario è se stessi, magari il proprio passato o il se stessi di 10 anni prima che ci aveva messo un certo tempo per fare una mezza maratona, e adesso il se stesso di adesso, che è più vecchio, riesce ad essere più veloce di quando aveva magari qualche anno in meno. Quindi è una sfida anche importante sul tempo, no? Perché questo titolo? Non ci resta che correre. Perché a volte nella vita, quando magari ci si trova in difficoltà o ci si è trovati in difficoltà, quando le situazioni della vita ti mettono a volte con le spalle al muro, la corsa è una grande, come dire, una grande medicina, perché corre, riesce a far buttare fuori magari le ansie e gli stress, permette, nonostante sia uno sport individuale, di relazionarsi, di fare amicizie. Quindi la corsa può diventare proprio quasi un terreno, un grande campo da gioco per rimettersi in gioco. Quindi questo è un po' il senso delle storie raccontate in questo libro. Però cosa c'è di te in questo libro? Beh, sicuramente c'è veramente una parte di me, anche perché tutto quello che è scritto, insomma, sul libro è la riproduzione esatta dei miei sentimenti, insomma, proprio delle mie sensazioni, insomma, e della mia voglia di combattere, non nel senso figurativo, ma anche materiale contro, insomma, le avversità della vita, che purtroppo non mancano. E io attraverso questa mia passione, questa mia dedizione, ormai direi
anche forse nella seconda parte della mia vita, probabilmente la mia vita che è trascorsa nella maniera ideale, insomma, perché persona a persona che io ho lavorato, ho maturato. Nella seconda parte ho scoperto come se io fossi rinato un'altra volta. Ti racconto un piccolo particolare. Durante una delle mie ultime performance della 100 km del Passatore, sopraggiungo due concorrenti intorno all'ottantesimo chilometro. All'ottantesimo chilometro sopraggiungo due concorrenti, uno dei quali boccheggiava e l'altro che lo incoraggiava. Allora li sopraggiungo io, persona notevolmente più grande di loro, e allora l'altro dice al boccheggiante: guarda l'amico, guarda come sta arrivando. Allora gli ho detto: guarda, insomma, io mi sono avvicinato a loro e ho detto: guarda, se noi in questo momento fossimo delle spugne e tramutate l'acqua della spugna, tramutate in energia, se stizziamo la spugna, un grammo di energia non c'è più. Quello che conta è la testa, voler andare avanti. Mentre corri, bisogna pensare allo sforzo che si sta facendo, oppure c'è la possibilità anche in un certo senso di distrarsi, specialmente durante una competizione? Ma io cerco di distrarmi, insomma, e anche rifletto, insomma, perché specialmente in una gara così lunga e così importante si ha occasione di essere soli con se stesso. E quindi di cercare nel proprio io le varie soluzioni, insomma, della vita, della vita, e di riflettere e dire io ce la posso fare. Questa è una componente importante. Mi auguro che il mio esempio possa essere di valido insegnamento a tutti le leve più giovani, perché lo sport, insomma, senza ripetere luoghi comuni, è un toccasana della vita, è per lo spirito e per il corpo, insomma, certamente. Nel 99, quando il signor Vaghetto era dirigente delle Baglieria Calcio, quindi spesso veniva allo stadio, e mi ha contattato dicendomi che il suo sogno era quello di partecipare alla maratona di New York. Io gli ho detto, insomma, che era un pochettino pesante la preparazione per raggiungere questo obiettivo, ma lui è stato molto caparbio e ha iniziato gradualmente, prima a fare delle gare più brevi, gare di 10 km, poi di mezza maratona che sono 21 km, e poi finalmente ha realizzato il suo sogno di partecipare alla maratona di New York. Ha fatto benissimo e da allora non si è più fermato, cioè ha gareggiato a Boston, Londra, Gerusalemme, un po' in tutto il mondo. Poi all'età di 70 anni è rimasto diciamo, affascinato dalla 100 km e quindi si è dedicato, abbiamo fatto la preparazione per questa gara ancora più dura, e lui ha fatto 11 anni del Passatore, che è da Firenze a Faenza, che sono la bellezza appunto di 100 km, e in diverse occasioni è stato primo e quindi anche campione italiano di categoria. E oltre alla preparazione fisica, per la 100 km più che altro è una preparazione psicologica, mentale, perché c'è gente che magari fisicamente potrebbe anche fare questa gara di 100 km, ma non regge la distanza a livello psicologico, mentre il signor Vaghetto è molto molto forte dal punto di vista mentale. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, arrivò un mostro terrificante. E gli abitanti che lì... Nasce a Palermo una nuova casa di produzione cinematografica indipendente. Sì, esatto, è la Calama Film ed è un momento, penso, importante sia per il territorio sia per le possibilità che la cosa darà, perché insomma facciamo sul serio, nel senso che, come dirà poi il regista del film, ci presentiamo già con un ottimo biglietto da visita, che è un lungometraggio che sarà nelle sale dal 18 gennaio prossimo. La Calama Film come casa di produzione indipendente intende però non autolimitarsi sotto il profilo geografico, anzi ci poniamo
ragioniamo anche come consulenti di chi vuole investire nel cinema, perché noi prevediamo pure addirittura di supportare coloro i quali ci credono e vogliono per esempio consigli sulla tax credit, che è uno strumento straordinario per accedere al mondo del cinema. E contiamo anche di, per il futuro abbiamo tanti progetti, tante belle sceneggiature su cui lavorare, per cui diciamo il materiale non ci manca, e vedremo il riscontro, che già è fortissimo, c'è grande curiosità, e quindi sono molto fiducioso sul prossimo futuro e anche a lunga scadenza. Quindi tante idee bollono in pentola. Sì, ci sono tante cose, tanti progetti che sono in realtà, già a parte quello già realizzato, sono tutte in fase di esecuzione partita, per cui alla fine, visto che c'è anche un grande interesse da parte di finanziatori, siamo davvero fiduciosi. Work and Mist è un lungometraggio fantasy, che è dark fantasy, nel senso che comunque è un fantasy ma non alla Signore degli Anelli, ma un fantasy un po' più per adulti, insomma, un po' più cupo, scuro, che appunto arriverà nelle sale siciliane nei prossimi mesi. È un progetto molto interessante, io sono il regista e lo sceneggiatore, e praticamente mi ha portato via quasi 3 anni di vita. Adesso a Natale saranno 3 anni da quando sono iniziati i lavori, adesso finalmente è pronto. È una storia che fonde appunto elementi mistici, l'epica, castelli, boschi, insomma una storia con tantissimi personaggi, una storia corale, ecco, non ha un vero protagonista e un antagonista, ma sono delle storie che si intrecciano in un ambiente, in questo ambiente minacciato da una creatura malefica, insomma, e quindi ci sono delle storie che si intrecciano. È un film che è stato totalmente realizzato da noi, non abbiamo avuto un finanziatore, insomma, né li abbiamo cercati, a dire la verità. Insomma, è il primo film della Calama Film, speriamo piaccia, pensiamo di sì, e lo utilizziamo come biglietto da visita appunto per poi poterci lanciare sul mercato cinematografico con i progetti futuri che già bollono in pentola. Posso anticipare che il prossimo progetto che noi intendiamo realizzare, che è già in fase di scrittura, che nel cinema, soprattutto per un lungometraggio, si capisce, la scrittura può durare anche parecchi mesi. Abbiamo affidato la scrittura e la sceneggiatura a Lavinia Pinello, che è una sceneggiatrice professionista. Il nuovo progetto sarà molto diverso da Work and Beast, sarà un film drammatico, un film ambientato ai giorni nostri, un film siciliano, ecco, mentre il film che ho già diretto è appunto un fantasy completamente dislocato dalla nostra isola, nonostante sia stato interamente girato in Sicilia. Di più non posso dirvi, perché appunto capirete, il film sarà pronto fra almeno un annetto, un anno e mezzo, quindi di più non posso sbilanciarmi su niente, tranne che appunto sarà un deciso passo, cioè sarà molto diverso da Work and Beast, perché a noi interessa anche dimostrare di poter realizzare prodotti di qualsiasi genere, dal drammatico al fantasy, all'horror, alla commedia, insomma. Il prossimo progetto molto probabilmente sarà questo, un film drammatico ambientato ai giorni nostri. C'è qualcun altro qui nel bosco. Sto cercando la bestia, e se non riuscirà lui, nessun altro potrà farlo. Oggi l'inaugurazione del campetto qui alla parrocchia San Domenico, veramente un grande momento di aggregazione e di gioia, soprattutto perché è uno di quei gesti che vanno per le nuove generazioni, per i bambini. Essendo questo un quartiere costituito per la maggior parte di famiglie giovani, e quindi c'è una notevole presenza di ragazzi e di bambini,
e la stessa pastorale della parrocchia si è impegnata su questo campo, su questo senso, per favorire, ecco, soprattutto, come diceva giustamente lui, le nuove generazioni ad accostarsi anche attraverso quelle che sono le attività sportive, le attività umane, ad un cammino di fede. Ecco perché le due cose, ecco, possano andare, diciamo, di pari passo. Ecco, in genere la fede, non in genere, ma sempre la fede è qualcosa che non è separata da quella che è la vita. È necessario saper coniugare insieme quello che è l'aspetto umano e nel caso specifico l'aspetto anche ricreativo, l'aspetto sportivo, con quello che è la fede, con l'avvicinare soprattutto i ragazzi a credere e a vivere determinati valori che sono cristiani e umani allo stesso tempo. Il quartiere non ha un aggregato urbano compatto come può essere il centro del paese di Bagheria, ecco, è un quartiere molto dispersivo, ecco, ci sono alcune zone dove le abitazioni sono molto ravvicinate sullo stile del paese, ma per la maggior parte sono tutte abitazioni isolate e dislocate appunto in tutta la campagna circostante, che è molto vasta, e ciò ovviamente rende ancora più difficile il compito di aggregare, ecco, anche la posizione stessa della parrocchia a volte non favorisce soprattutto la partecipazione di quelle persone più anziane che magari non hanno mezzi per raggiungere la sede parrocchiale, e gli stessi ragazzi spesso devono essere accompagnati dai genitori. L'associazione nasce qualche annetto fa e fin da subito ci siamo messi in testa di realizzare questo campetto, che era doveroso farlo soprattutto in questo ambiente dove non c'è nulla, non ci sono spazi di aggregazione, e quindi vedere questo spazio vuoto, lasciato incompleto, è stato il nostro obiettivo. L'obiettivo era quello di raggiungere, appunto, di realizzare questo campetto. L'obiettivo è quello di far venire bambini qui dentro la parrocchia, ovviamente vivendo non solo l'aspetto ludico, quale può essere quello del ma anche coinvolgere le attività parrocchiali e pastorali soprattutto. E piano piano ci organizzeremo, intanto abbiamo iniziato con l'iscrizione al CSI, Centro Sportivo Italiano, e da qui intraprenderemo le nostre attività, che nel corso degli anni vediamo pian piano di poter raggiungere degli altri obiettivi. Noi abbiamo iniziato, ma adesso dobbiamo iniziare a lavorare. Aspettiamo molti volontari, coloro i quali avessero la voglia e capacità di poter gestire e dare un contributo per i ragazzi, ben venga. Vogliamo dare un segnale, un bel segnale a questo territorio, che per fargli capire che la parrocchia è viva e la parrocchia vive per il quartiere. Tommaso Gargano, hai contribuito in maniera significativa alla realizzazione di questo campo sportivo, che è stato intitolato alla memoria di tuo fratello scomparso recentemente. L'associazione, che ci ha creduto sin dall'inizio, ha fatto un lavoro eccezionale al fine di poter realizzare questo campetto. Un campetto che, ripeto, è una testimonianza nel nostro territorio, purtroppo alcune volte abbandonato rispetto a questo tipo di argomentazioni. Quindi, con tutto il cuore e l'anima, io sono stato vicino all'associazione e in maniera sinergica abbiamo fatto in modo che questo campetto nascesse. E inoltre è significativo il fatto che il campo è stato intitolato alla memoria di Marco. Sì, in maniera graziosa l'associazione ha voluto fare questo gesto. Le periferie, oramai un po' Bagheria, possiamo dire che forse è tutta un po' la periferia, ma mi sembra che il centro di Bagheria abbia situazioni ambientali migliori rispetto alla periferia. Bagheria, insomma, attraversa un momento difficile dal punto sociale, e quindi una struttura del genere può sicuramente avvicinare i ragazzini, i bambini, in maniera sociale a condividere una giornata di tempo libero, sicuramente migliore rispetto a quello che può produrre soltanto uno strumento elettronico che è il telefonino. E io, forse dicendo questo, forse dico più di quello che dovrei dire, ma sicuramente un momento sociale dentro un'attrezzatura sportiva è sicuro condivisibile e condivisa. Quando abbiamo progettato questa chiesa, il campo ci doveva stare, perché la chiesa è un punto di aggregazione, è la casa del quartiere, della comunità, fra l'altro è un quartiere che manca di servizi.
era fondamentale creare questa struttura. Poi naturalmente abbiamo dovuto fare in due fasi, è stato un primo allestimento e ora la definizione. Ed è un'occasione importante, perché è vero che c'è la scuola, ma la scuola è legata a motivi di vigilanza, ci sono regole stringenti che la rendono meno aperta al territorio. Qui sarà aperta tutti i giorni, c'è un'associazione di volontari. Credo che attorno alla scuola, attorno alla chiesa, ora è nata la farmacia, sono nati anche alcuni servizi, bisognerebbe fare un progetto anche di riqualificazione urbana, creare anche percorsi pedonali per i bambini, possono raggiungere la scuola a piedi. Questo credo che l'amministrazione, ci sono fra l'altro fondi per le periferie, un progetto per riqualificare questa zona e dargli il senso compiuto di città attorno a questo nucleo, credo sia indispensabile. Quando sono andato all'amministrazione ho cercato intanto di non perdere nulla di quello che avevano fatto quelli prima di me. Per esempio la scuola l'abbiamo aperta in quel periodo completando una struttura che già era stata avviata da altri. Ho l'impressione che si sia persa questa capacità di non partire ogni volta da zero, ripartire da tre. O chi arriva sembra che ogni volta riparta da zero. È sbagliato questo, invece bisogna valorizzare quello che è stato fatto, bisogna valorizzare anche le risorse umane che ci sono per cercare di consentire a tutti di dare il meglio, senza barriere, senza steccati, senza astiosità. Io credo che Bagheria abbia bisogno di questa nuova fase progettuale in cui tutti sono chiamati a fare la loro parte e a dare il loro contributo. E ora potremmo fare anche attività in una parrocchia. Ecco, il calcio ti piace? Ami praticarlo? Sì, amo praticarlo. Anche... Prima dove andavate, prima di questo campo? Io faccio anche scuola calcio. Ecco, adesso ne approfitterai però a venire qua. Certo. Ecco, tu cosa ne pensi di questa giornata? È bellissima, che possiamo giocare. Ecco. Non vedi l'ora? Avete già pensato alle squadre, a cosa, come organizzarvi? Sì. Cosa avete pensato? Alle squadre, certo. E poi... Volete venire qua a giocare? Verrete ogni pomeriggio quando potrete? Sì, penso sì. Cosa pensi?